Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Silvio in questo nuovo video di Persona 5 Royal. Bene, sono andato a fare il bucato, adesso chiamiamo Kawakami e andiamo a rispondere a lei, perché è ora di salire un altro po' a livello, portiamolo a livello 7, vai. Ehi, mi servono informazioni. Mi esplode la testa con tutto quello che ho da fare. Facciamo una pausa e chiacchieriamo, ti va? Sento che potremmo avvicinarci presto e ci vediamo subito. Benissimo. Oggi sarà molto, molto esausta, infatti. Ah, sono esausta per colpa della quota e di un capo stronzo. Ma sono riuscita a fare progressi con le mie indagini. Ho fatto delle ricerche sui lati fantasma. Inizio a pensare che possono essere una cosa seria. Non c'è segno di lotte di potere, ma c'è traffico di denaro. Ora credo di capire cosa spinge persone come te ad apprezzarli. Più cose scopro sui lati fantasma, più riesco a capirli. Mi rispecchio nella loro sincerità. Mi ricordano chi ero. So bene quando la lotta contro i mali della società sia un lavoro interminabile e ingrato, ma la porto comunque avanti. Scommetto che i ladri fantasma hanno la medesima passione. Ma credevo che ti avrei sentita parlare di passione di Ichiko-chan. Forse tutti questi discorsi sui ladri fantasma hanno lasciato il segno, quelli o il pulcino. Forse. Vedi, è un po' grande, è un loro grande fan, quindi... Sì, parla Oya. Esatto. Ma che... Hai trovato Kaio? Dov'è? Che vuol dire che non puoi dirmelo? Perché? Che succede? Aspetta! Kaio? E qui dobbiamo dirle... Cosa hai detto? Hai detto? Ecco. Era uno dei miei amici giornalisti. Crede di aver trovato Kaio. Ha seguito per me una serie di voci inverosimili, ma ora dice di non voler essere coinvolto. Dannazione. Perché diavolo non vuole dirmi cosa succede? Non posso arrendermi adesso. Almeno è un passo avanti. Non sapevamo nemmeno se Kaio-chan fosse ancora viva, quindi... Ferma, dove sei? Lo sapevo. Stavi indagando sul caso di Kaio alle mie spalle. Beh, la cosa finisce qui. Ho tagliato le tue risorse. Ti consiglio di interrompere le indagini se non vuoi pagare le conseguenze. Aspetta, sei tu ad aver fatto pressioni sul mio contatto. Ti avevo avvertita, la tua inutile ricerca finisce qui. Ora ti raddoppierò ancora la quota, basta con queste indagini personali, chiaro? Cosa? Stai cercando di uccidermi? Avanti, signor capo, pensa davvero di farlo? Nessuno ha chiesto la tua opinione, puttana. Scialippa. Ascoltami bene, Oya. Se non vuoi fare la fine della tua stupida amica, smettila subito. Non parlare così di Kaio. Non osare. Se ti azzardi a parlare ancora di Kaio, nessuno mi impedirà di spaccarti la faccia. Wow, aspetta. Rimangiati quello che hai detto o farò di peggio. Ormai è tardi, i pezzi grossi hanno voluto insabbiare quella storia e poi lo abbiamo fatto, capisci? Quel piccolo bastardo senza palle pensa solo a se stesso. Merda, tutto questo quando ho trovato la nuova pista sul Kaio. Cosa dovevi fare? Lo metto capo? E qui dobbiamo dirle, passiamo un'altra soluzione. Pensiamo, scusate. Facile dirlo per te. Non deve restare calma. Calma, sì, calma. Non devo dargli altri motivi per licenziarmi. Devo restare calma e... Che palle. Una quota maggiore sarebbe un serio problema, ma non posso arrendermi. Non smetterò di lottare, lo prometto. Te lo dimostrerò con un altro articolo fantastico. Esclusiva, il ladri fantasma a caccia di cuori per salvare le vite. Mi dispiace, cercherò davvero di calmarmi. Avverto che si sta dando una mossa, insomma. Bene. E siamo. Puoi iniziare con un livello di allerta ancora più basso quando ti infitti il papa. Se continua di sto passo, arriviamo che siamo già a zero. Molto bene. Perfetto. È davvero frustrante, però
le stronzate che ha detto mi hanno fatto saltare i nervi. Vorrei essere più brava a gestire le emozioni, come te. E qui dobbiamo dirle, sei affascinante così come sei. Nessuno mi aveva detto nulla di così dolce. Piuttosto, Ichiko-chan, come gestirai l'aumento ulteriore della tua quota? Lavorerò due volte di più. Non sarà un problema. Se la mia fonte preferita mi darà buone informazioni. Oh, ora che ci penso, sentiamo lo scoop di oggi. È andata. Ho parlato di Lady Fantasma in un modo che deve aver catturato l'interesse di Oya. Credo che il mio facile si sia aumentato. O se vuoi a tre. Perfetto. Ah, noi avevamo già il massimo, quindi ce ne sbattiamo anche i coglioni. Va bene. Devo andare, ci vediamo quando avrai altre informazioni. Ehi ragazzo, grazie per quelle ottime informazioni. Sei davvero l'unica ragione per la quale riesco a sopravvivere alla mia folla quota. E il fatto che tu fossi con me prima mi ha seriamente aiutato. Se non ci fossi stato tu, mi sarei scontrata con il capo e sarebbe stata la fine. Ma ho finalmente una pista su Caio. Farò l'impossibile per trovarla. E qui dobbiamo dirle, e questo è lo spirito giusto. Giusto, non lascerò che questa roba mi butti giù. Sono una tipa tosta. Guardami, capo di merda, striscerai i miei piedi. Però ho anche i miei limiti. Devo fare qualcosa per questa quota da pazzi. Beh, mi inventerò qualcosa. Tu pensa a concentrarti sulle informazioni, ok? Ok, ci vediamo. Notte. Hi. Prego, prego. Ok, e anche questa è andata. Ci vediamo dopo, speriamo. Moshi. Sugi, kyū nan da kedo. Ashita, minna de Rubran ni shūgō dekinai? Purtroppo qualsiasi cosa noi diciamo non avremo scelta, alla fine accetteremo, quindi tanto vale digli certo. Kono aseri o natsuyasumi no shukudai ka? Morgana? Suge! Non de wakaru nda? Sapevo. Atari ka yo! Tsukoto da kara mo Makoto toka ni mo renraku shiteru shi ashita yoroshiku. Yare yare. Eddie. Kyō wa mō neyō ze. Oh. Ano kuroi no ga wagai? Sonna wake nai. Wagai wa ningen datta wake de. Ningen datta hazu. Mementos no oku de yugami o haraseba zettai. Zettai. Daijoubu da. Owarei. Okoshimatta na. E qui dovevamo dirgli: hai avuto un incubo? Ya, sono. Hiyake ga itakute hiri hiri shite me ga sameta nda yo. 黒いから太陽光吸収しまくりなんだって. わかんだろ? Adesso dobbiamo dirgli stai bene? いや, 真面目に返されると困んだけど. ところでさ, 気にしてなんかないけど, あのさ, もしもだぞ, もし, 我が輩が変なものだったら, お前どうする? E qui dovremmo dirgli sei già strano. Sore wa ma. Moshi sakki no ga hontou nara kaitou dan yattete ii no ka? Sore ni kaitou dan demo ima no wagahai wa nan demo nai shi. Ma neko no seikatsu mo warito narete kita na. Kono monooki mo 正直居心地は悪くない。
まあさっさと人間に戻って引っ越したいとこだかな。最上階のスウィートルームでラグジュアリーライフとか。けど変なものになるぐらいならいっそこのまま猫でも。我が輩、お前と取引してるよな。ここにいてもいいってことだ。Devo dirgli sì. そうだよな。今の忘れないでくれよ。Sento che le gambe come gara si sta rafforzando. Perfetto, abbiamo chance di curare le attivazioni negative inflitte ai membri del gruppo. Perfetto, rango 7. Ottimo. Ora, ora, sassa to neyouze. Oyasumi. Buonanotte. Daijoubu da yo na. E il 30 agosto sarà quasi interamente consumato per aiutare Yuji a recuperare i compiti trascurati e spettacolare su Yoshizawa. Oremo owariso. Honto, e ni kaita yo na natsuyasumi shūban no sugoshikata da na. Masaka, kino made mattaku shukudai ni te o tsukete nakatta nante ne. まあ遊ぶのは個人の自由だしね、仕方ないよね。すみませんでした。もうその辺にしといてやれよ。それより一息入れたらどうだ。マスター、マジ神っす。俺買い出し行ってくるから少しだけ留守頼むわ。こちらのクラブチームでは積極的なスポーツ科学の導入が行われています。ラキネシロロジア、私はレジェルトレーニングプログラムに研究所の意見を取り入れるなど。あ、そういえばさ、うちでもスポーツでちょっと話題になった子いたよね。スポーツ？新体操の子？そうそう、すっごい可愛いって噂の子。おお、吉沢だっけ。つかあいつ確か夏の大会出んだろ。あれ、もう終わったか。ああ、それなら。まこと？ああ、うん、この前学校に行った時にたまたま先生から聞いたんだけど、吉沢さん大会の結果あんまり良くなかったみたい。そうなんだ。期待する声結構あったみたいだし、本人も辛いよね。だな。けど新体操の大会ってもう一つなかったか。辛えだろうけど、そっちで結果出せりゃ学校の連中の言うことなんて。あ、それなんだけどさ、実はさ、夏休み入る前三島君と偶然会ったんだけど。三島君怒っててさ、どうしたのかって聞いたら学校の裏サイトの書き込み見せてくれたの。なんか学校が結果を出せない特待生を見捨てるみたいなこと書かれててさ。それって名前も出てなかったし、所詮噂だからって思ったけど、これもしかして吉沢さんのことなのかな。どうだろう。でも鴨志田の事件以来学校がイメージアップに躍起になってたでしょ。あれの一環で新しい学校の顔を作ろうとしてたっていうのは事実みたい。だから今回の結果で学校側の対応が変わるっていうのはない話じゃないかもね。期待のホープに勝手に目をつけて結果が出ないと分かったらポイ捨てか。真偽は定かではないにせよ、
あまりにも身勝手だな。やっぱまだまだ世の中間違ってるよな。ああ、吉沢の扱いがどうなるかはわからない。だが少なくとも我が輩たちの働きで悪い可能性は詰めるはずだ。Un bel casino. Va bene, adesso dobbiamo fare il cruciverba. その人気は国内にとどまらず海外メディアも熱い視線を注いでいます。新世代の義足やダークヒーローなど世間からの呼び声も高く。おい、すごいことになったな。世界が我が輩たちに注目してるぞ。オッケー。ちな。Si parla sempre solo della di fantasma. Chi sono? Se siano buoni o cattivi?Ho il mal di testa. O un'altra chiamata. Più famosi diventiamo, più a mio mento si aprono, giusto? Non riesco a togliermi dalla testa. Ecco perché non sei riuscito a concentrarti sui compiti prima di oggi, giusto? Sì, esatto, proprio per quello. A me sembra solo una scusa. Comunque, me lo stavo chiedendo anch'io. Chissà perché funziona in questo modo. Morgana, ne sa nulla? Non lo so. Non sembra saperlo. Capisco. Allora non c'è molto da... non c'è modo di scoprirlo. Se continuiamo come là di fantasma, magari lo scopriremo. La cosa più importante è scoprire l'identità di quel criminale che usa il metaverso. Potrebbe essere la persona che ha ucciso mia madre. Lo troverò, costi quel che costi. Sapete, in certe cose non eravamo esattamente performanti. Ma ora, con Futaba che ci aiuta, abbiamo un sacco di nuove possibilità. Sei un'ottima aggiunta al team, guadagnata in un modo veramente inaspettato. Oh, mi fate arrossire. Continuiamo su di te, Futaba. Molto meglio che venire guidati da un gatto scemo. Ecco, è sempre il solito molto fine. Comunque sia, adesso andiamo a fare il cruciverba e dobbiamo dire Hawker. Vediamo un po'. Mama. Ecco qua, pirata informatico. Vabbè, facciamo hacker, scrivo con l'H, mi raccomando. Cioè, mi sto dicendo a me, nel senso. CK dovrebbe essere. Meglio che guardo, se no faccio una figura epocale. La K, dove cazzo è la K? Ce l'ho sotto gli occhi, sono abbastanza sicuro. Infatti era in basso a sinistra. R. Perfetto. Ci sono le sporte hacker. Anche se viene usato per indicare un criminale, un hacker è chi entra in qualsiasi sistema protetto e precisamente all'interno, malevolo o meno. Si definisce White Hat, un hacker che aiuta a rivelare le vulnerabilità del sistema, a differenza del Black Hat che li viola illegalmente con effetti dannosi. Yoshi. Naruhodo. E wow, quello non lo sapevo neanch'io. Vabbè, meglio per te, insomma. Adesso lo sai. Perfetto. Andata. Adesso salviamo e vediamo cosa fare. Adesso dobbiamo uscire con Noia, ma non aumenteremo perché ci verrà inviata una richiesta, come è successo con Chiaia, stessa cosa. Quindi andiamo un attimo al bagno pubblico e andiamo a fare il bucato. Vai. Adesso ne sono ancora tante. Perfetto. Hai. E quindi vediamo se c'è la chiamata di lei. C'è. Ho un po' di problemi con il caso Caio e non so come comportarmi. Possiamo parlare? Ok. Vai. Ti aspetto al bar di Shinjuku. Benissimo. Grazie al capo e all'editore tutti i contatti che sapevano dove si trovava Caio sono spariti. Beh, di qualcosa. Dobbiamo dirle se mi stanca.
si capisce? Beh, cioè, credo che sia palese. Tutte queste notti in bianco mi stanno uccidendo. Di questo passo il lavoro ti ucciderà. Stai rispettando la quota, vero? Certo, se mostrerò la minima debolezza mi licenzieranno. Il capo non vuole, non vede l'ora che faccia qualche casino, ma non gli darò questa soddisfazione. È una specie di tiranno. Non vi dire. È una corsa contro il tempo. Devo trovare Caio prima di cedere. Non va bene. Non ti conviene occuparti prima del capo per poi lavorare al caso di Caia? Non posso farci nulla. È marcio fino al midollo. E nonostante tutto, ai piani alti lo adorano. Non so a chi rivolgermi. È finita. Già, non sembra il tipo di persona che cambia idea, ma di questo passo non potrai continuare le tue indagini. Che ne pensi, Pulcino? Se la situazione non cambierà, Oya sarà schiacciata dal peso della sua quota. Devo aiutarla a occuparmi e occupandomi del suo capo. Finirò per morire. E qui dobbiamo dire, dimmi come si chiama il tuo capo. Perché? Vuoi scoprire i suoi punti deboli? Si chiama Shinpei Onjo. So che è un bravo marito e che si occupa di economia e politica esterna. Estera. Forse mi sto preoccupando un po' troppo, ma ti ha visto in faccia, lo sai? Non cercare di fare l'eroe. Lo dice per il tuo bene, hai capito, Pulcino? Mi chiedo dove sia Caio. Scusa, ma oggi non sono in vena di ricevere informazioni. Grazie per essere venuto fin qui, però ci si vede. Devo liberare Oya dalla richiesta oppressiva del suo capo. Richiesta! Ne abbiamo un bel po', eh? Bene, bene. Oh, salve! Hi. Ai, ai. Benissimo, 3-1. D'accordo, ci vediamo dopo. Ok. にしても、まさか双葉の母親の件が町を騒がしてる事件につながっちまうとはな。こいつはほっとけねえな。 Hai ragione. 同じ力を持っていながら、我が輩たちが避けてきた廃人化をわざと起こしている悪党、実在すんなら誰に止められる？ 面白くなってきやがったぜ。 お前が弱気じゃ困るぜ。ま、我が輩が豊富な経験でサポートしてやるさ。 Magari sembra molto agitato. Bene. Siamo a 63, non è male. Mercoledì 31, l'ultimo giorno di vacanza. Ehi, dobbiamo parlare, vieni giù. Oh, cazzo. Vieni giù. Nanda? Di che si tratta? Yo. みんなで昼飯食いに行くぞ。 Vuoi che venga anch'io? 何もねえだろ。おごってやる。双葉が外出られるようになったし、お前は夏休み最後だしな。私の希望で寿司になった。ありがたく思え。 OK. うまいって評判の店だ。 寿司だと? 我が輩も連れてけよ! 結局寿司より食えなかったからな! にゃーにゃーうるせえな! diciamo... vuole sushi! 連れてけって言えよ! まさか行きたがってんのか? ま... かわいそうだから... 寿司より買ってきてやるか! <ride> 心が通じてるぜ。中トロ、大トロ、イクラとアナゴ、それから。あ、覚えられないか？メモってけ。 È così il gatto. どうだ? うまいか? Buonissimo. そんなにがっつくな。 誰も取らねえよ。 言わんこっちゃね。 お茶飲め、お茶。 ほれ! バニョ。 え? トイレか。 え?
忙しいやつだな。昔はよくあいつの母親と3人で飯を食いに行ったもんだ。懐かしいな。そんなことがあったことすら忘れてたよ。危なかった。死ぬかと思った。さて仕切り直すか。まだ食うのか。もうお腹いっぱい。お手上げだ。どっちだよ。ああちょっと便所行って会計してくるわ。大将お勘定。はいよ。中学の入学祝いでお母さんと宗次郎とお寿司を食べに来たことがあるんだ。あのお寿司美味しかった。今日のもなかなかだったぞ。また三人で来たいな。E qui dobbiamo dirle anch'io. 今度はいつにする。お母さんにも食べさせたかったな今日のお寿司。お母さんのこと明らかにしたい。廃人化させたやつを私は許さない。そんなわけで協力よろしくな。12万？120.000 yen. Porca vacca! 寿司より無理そうだね。おかえり、待ってたぜ。ん？あれ？寿司折りは？我が輩の中トロや。Quel sushi era delizioso. Abbiamo mangiato anche la parte del gatto. Se solo sui giro avessi un po' più di denaro. Oh, porca vacca. In realtà c'è un posto in cui ho voglia di andare ancora più del sushi. Vuoi indovinare? Che c'è adesso? Non ho idea. Ramen? Non ho idea. Non mi sorprende. È certamente una cosa inaspettata. Voglio andare a Ika... Akihabara. Akihabara, ecco. Voglio comprare un gioco, ma ho troppa paura di andarci da sola. Pensi di potermi accompagnare? Naturalmente. Sei un bravo ragazzo. Ok, adesso è tardi, perciò incontriamoci direttamente lì. Dopo la gita alla spiaggia sono in grado di prendere il treno, quindi posso arrivare senza problemi. Bene, resterò in attesa. Akihabara ni genchi shugo te. Kore 行った方がいいぞ。 OK。 Ai caramba。 Ai caramba。 Ai caramba ha anche detto Akiba è la mecca degli otaku e degli animali dell'elettronica. Electric Tower Town, scusate, Electric Town, più vasto negozio di elettronica al mondo, addirittura al mondo, si trova qui. Yes. Ora puoi andare da Ikahabara. Ok, l'ho detto proprio bene. Ok. Osta lepa. Hitori? Doko kara kita da? Oh, poverina. Oi, are? Ie de? どうしたの？まずいんじゃないか？どうする？Allora, qui dobbiamo dire aiutiamola. だな、急ぐぞ。とりあえず交番まで来てもらおうか。君は？おい。友達、ご家族の方？E qui dobbiamo dirle quello, dirgli quello che vogliamo. Honto darò ne. Wakatta. Beh, c'è molto poco. Taba, dove sta andà? Sman. Umi de kokufuku dekita to omoikondetta.
ダメだったのか。パニクった。知ってる人はいなくて心臓がドキドキして、パンク一人怖くて動けなくなってうずくまった。そしたら周りがざわざわして警察まで来て終わった。困った時はこいつに連絡しろよ。連絡、うん、これくらい近ければ落ち着く。このままでいいだろ。E qui dovevo dirle come preferiamo, però sinceramente non so cosa dirle. 動かなくていい。ああ、一人じゃゲーム一本買えないとは不覚だ。双葉？でもこいつと一緒なら外にも出られる。ひょっとして必須アイテム？頼む。私の外出必須アイテムになって代わりにこれまで以上にナビ頑張るから。 Non ho letto quello che ho detto prima, non c'era. Dobbiamo spendere un patto. So, 取引だ。 OK だな。 Deve essere partito un doppio click perché non l'ho letto. D'ora in poi farei meglio ad accompagnare sempre Futaba quando esce.怪盗団の情報収集能力には私たちも感心しているの。高度なハッキング技術でもなければ到底なし得ない離れ技だってね。誰の仕業？我は何時？おーのパッド。何時は我？何時？ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我忍者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。Chance di lanciare una magia curativa di gruppo o un kaja durante la battaglia. Beh, non male, eh.Ok, un supporto durante la battaglia, quindi non è un inizio battaglia, proprio durante. Oh, game. Go. Sacchi, ma te non chi ho mette da Xeni. Hissu item ga te ni haitta kara na. Clear jouken wa sarotta. Hissu item ja nakatta. Futari tomo, iku zo.おかえり。二人でどこ行ってたんだ？秋葉原。本当か。すごいじゃないか、双葉。うん、うん。その調子で高校にも行けるようになりゃ、言うことねえんだがな。うん。まあ、それはおいおいだ。人の多いとこ行って疲れただろう。今日は早く寝ろよ。じゃあ俺ら帰るわ。Sojiro e Futaba sono andati a casa. Wow, quest'indice di gradimento è da paura. Ha superato il 60%. Ehi, così mi fate arrossire. Non stavo parlando di te. No, è di sicuro dovuto al fatto che Futaba ha messo a tacere Majed. Vedi, adesso cosa dici?Uno slancio di questo tipo fa quasi paura. È incoraggiante. Vedo, roba come questa è tipo la motivazione perfetta. Tutti si aspettano grandi cose da di Fantasma. Assicuriamoci di non deluderli. Oltretutto, questo caso ha portato alla luce un aspetto importante. Parli di quel criminale? Bah, a questo punto credo che sia assodato che la causa degli arresti mentali sia quella. È lui che ha ucciso mia madre. Non possiamo non fare nulla. Parliamone più a fondo domani a scuola.
Va bene. Niente sushi. E Futaba ci ha trascinato in giro. Che giornata terribile. I ladri fantasma sono diventati veramente famosi. Un sacco di gente sta entrando nel forum. Ho pensato a come sfruttare questo improvviso aumento di popolarità. Voglio implementare una nuova funzione nel sito web. Nuova funzione? Curioso? Girerà direttamente a voi quello che vuole la gente. Spero che possa interessare. Domani sarà disponibile. Proprio adesso devo lasciare il Giappone. Che succede? Mi mancherai. Perché andiamo entrambi in città scolastica. Comunque, preparati per la nuova funzione. Sono sicuro che sarà fantastica. Dobbiamo andare anche in gita? Che bella cosa. Intanto salaviamo e penso e credo che non possiamo muoverci da qui, perché magari romperà i marroni, vero? Infatti immaginavo. Quindi cosa facciamo? Beh, abbiamo preso un DVD, guardiamo quello, no? Vediamo un po'. Esatto, MacGyver, qualcosa del genere. Guardiamo un DVD. Guy MacGyver, vabbè dai. E la storia di un uomo che non si dà mai per vinto e che supera le avversità grazie all'ingegno. Ha tappato la ceppa del serbatoio col cioccolato. Ma come fa a mantenere la lucidità col cioccolato? Nana. Il protagonista sapeva cosa fare, nonostante la situazione assurda. Forse guardando questa serie TV ha imparato qualcosa sulla perizia. Ok, 3 punti. Ottimo. Beh, si sta facendo tardi, andiamo a dormire. E va bene. E adesso andremo nella stanza di velluto che ci darà una roba da panico. E vediamo cosa. けい主人、主より御言葉だ。また新たな仲間と契約を結んだ。これはまた変わった力の持ち主だ。その力はお前たちを族として、さらなる高みへ導くだろう。ええ、おら。心配するな。お前は着実に目的の成就に近づいている。 Sono shokoto iu wake dewa nai ga, ima no omae ni fusawashii aratana chikara o atae yo. Kore yori omae no monogatari wa ookiku umoku koto ni naru daro. Kore made ijou ni chikara o migaki, kitarubeki toki ni sonaete kure, kitai shite iru yo. Oh wow! Rango 8, le capacità forza 12, 2 in più, che cosa meravigliosa! Yes. Perfetto. では、また。時間です、囚人。戻りなさい。 Ok. Giovedì 1. Benissimo. おはようさん. Giorno. Bene, oggi succederanno tante cose, le risposte di dialogo non sono importanti. Poi alla fine, quando arriveremo alle Blanche, che avremo di nuovo l'utilizzo del nostro personaggio, faremo delle cosine. Però adesso godiamoci tutti gli intermezzi che ci sono. Oh, seifuku. Shikkari ageme yo. Futaba no yatsu, asagata no seikatsu ni surun da to. Kenzen no sakusen kodo wa kenzen na lifestyle kara da. 作戦?続いて今しがた入った速報です。連日世間をにぎわせている、いわゆる怪盗団事件。騒ぎの大きさを受け、総理大臣が官邸で記者団の質問に答えました。近頃、怪盗団と俗称される集団の噂がある。現在 警察等が事実確認に努めており、適切に対処してまいろうと。総理まで怪盗団かよ。正義の味方だからね。改心ね。本当なのか?
いよいよ我が輩たちも全国区だな。実際お前らよくやれてると思うぜ。我が輩の指導がいいからだな。例の事件の手がかり早く掴んで我が輩らで解決してやろうぜ。双葉のためにもな。お前ら本当に仲いいな。そろそろ行かねえと遅刻するぞ。お勤めご苦労。回答の認知率が一番高いのはやっぱり10代みたいですね。学校でも回答の話ばっかりなんて意見もいただいてます。回答って知ってます？娘なんか毎日そればっかりだよ。お願いチャンネルとやらにかじりついてる。あれただの掲示板じゃないのか？最近ランキングが追加されたんですよ。次は誰を改心させてほしいですかって。ハッカーまで退治したし期待も高まってるのか結構投票されてます。へえ、俺も投票してみようかな。うちの社長に改心して給料を上げてくれってか。終わったわ。Non che durante le vacanze estive abbia fatto qualcosa, mi sono rinchiuso in casa a giocare online. Ah, bravo. Ma qualsiasi cosa avessi fatto non avrebbe mai potuto competere con l'impresa degli Aldi Fantasma. Hanno creato Majed e deaccherato tutte le sue vittime. Pazzesco. Online tutti aspettavano solo la scadenza dell'ultimatum. La gente li ama davvero, dei fantasma. A proposito, hai dato un'occhiata al fansite di recente? C'è qualche novità, tra cui la classifica delle persone a cui risvegliare il cuore. Siamo già al secondo quadrimestre. 毎年思うけど夏休み短すぎない？ci siamo tenuti occupati, non manca molto a dicembre, ci siamo tenuti occupati, dai. 考え方によるか。ある意味エジプト行ったようなもんだし。はい、ホームルーム始めるわよ。休み明け早々ですが、来週からいよいよ修学旅行です。ああ、そっか、そうだ。そっか、そうだ。学生はいいわね。1ヶ月も夏休みの上に、それとは別口でハワイなんて。くれぐれもハメ外しすぎないでね。はい、静かに。ホームルーム終わります。修学旅行か。やっぱその間って解答でき。高牧さん、英語を話せるんだよね？一応ね。すごい、向こういたから普通だって。ねえ、分かんないことあったら英語聞いていい？え？Nella mia classe la gente non parla d'altro della di fantasma. Anche per voi è così, quando si dice la popolarità. Comunque, adesso che il nuovo quadrimestre è cominciato, è ora di una nuova riunione operativa. Quindi in questo contesto la sfumatura della frase è l'esatto opposto. Nell'ultimo testo ho visto molti errori. Fate attenzione la prossima volta. Ciotto. Ehi, non si dorme in classe. Gli esempi di oggi saranno nel tuo esame di ammissione. Assicurati di saperli. Che succede a Kawakami? In genere sembra sempre così stanca. Stamattina ho parlato con lei del mio futuro ed è stata super gentile, quasi amichevole. Sì, capisco cosa intendi. Mi ha anche dato dei consigli sulla mia ragazza. Ora che si è ripresa, Kawakami si sta impegnando per essere una brava insegnante.
Hai visto il forum? Hanno aggiunto una nuova funzione. Delle classifiche. Interessante. Si vota e basta. Non è inutile. Non si sa mai. Potrebbero anche tenere d'occhio. Tenere d'occhio. Scommetto che i ladri fantasma risvegliano il loro cuore. Chi? Cuore di chi? Eccomi qua. Futaba, hitori de kita no? Gekou no hayakatta ore ga hiroi ni itta. Onkite ga mashii o inari da. Sate hondai da. Kore kara dou suru yo? Mata oomono nerau ka? Sore mo sou da ga. Rei no ninchi sekai no akutou to yara wa dou suru? Iru no wa mou kakujitsu de shou. Shikamo 廃人化を引き起こしてる犯人、放置なんて絶対許されないわ。つっても手がかりねえんじゃな。けどさ、俺たちは今めっちゃ人気じゃん。学校も怪盗団の話でもち切りだし、テレビで見ねえ日もねえってくらいだぜ。このビッグウェーブ来た感、やばくね。確かにね。怪盗お願いチャンネルもランキングとかすごいことになってるし。これか。 お、なんだこれ。1位がどんどん入れ替わってる。ナウで投票されまくってるからな。こいつら狙ってきゃ、さすがに1回くらい大金も入んだろ。お前だったら何に使うよ。Allora, vediamo cosa rispondere.貯金する回答なんて聞いたことねえよ。双葉はいいの？お母さんと関係あるのに。よくない。そいつは必ずぶっ飛ばす。廃人化の犯人。よく考えりゃ、これ以上の大物もいねえ。もしこいつを改心させて自白が出れば、俺らマジ天下取れんぜ。 正体明かせ。モテ期来ちゃうんじゃねこれ。そんな顔出しとかあり？そうか、真犯人の自白が出れば異世界の存在も知れる。不審に隠れ続ける必要は。ちょっと 目立つためじゃないのよ。正体不明は怪盗の美学だぜ。けど今でこれなら実際とんでもねえ騒ぎ来るぜ。廃人化の件は本当に当てはなにもないのか。姉の新島が確か調べてるんじゃなかったか。そうだけど、 根掘り葉掘りは聞けないよ。首を突っ込むなって怒られるだけ。聞けないならデータ引っこ抜く。その人私物のパソコンとかある？まさか。私特製の仕掛けが入ったストレージ貸すよ。ぶっ刺せば内蔵ハードのデータ丸コピー、 OS のアカパスとか関係なし。ペロ。ただ本人のパソコンに直接ぶっ刺す必要はあるけど。できそう？お姉ちゃん、ノートパソコンを持ち帰ってくることはあるけど、そこまでするのは。お、またなんか双葉がすげえことやんの？姉の本音を見てしまうのが怖いか。 そんなことない。わかった。ええ。ね、週刊誌に私がですか。鴨志田先生の件については勘考令を敷いたはず。待ってください。どうか言うよ。怪盗団の尻尾は必ず掴みますから。先生のお力がなければここまで私は
ですから、どうかどうかどうかお願いします。あれ、l'estate è già finita, eh? È durata troppo poco. Ma se ogni giorno dice che era troppo caldo, ti restano ancora 6 mesi. Continua a rigare dritto, intesi? Queste classifiche sono assurde. Sì, sì, ti basta distrarti un momento e l'intero ordine cambia. È difficile decidere su chi concentrarsi. Non si fermano? Possiamo scegliere chi vogliamo? Per ora dovremmo aspettare, prima o poi si cambieranno. Soprattutto, Makoto, come va da te? Mia sorella non è ancora tornata. Stanotte potrebbe non tornare proprio. Pensate che figata sarebbe poter scegliere meglio il bersaglio. Beh, è vero, però non le state prendendo troppo alla leggera. In prima linea ci sono io, in fondo. Conto su di te. Anche tu, Shiva. Va bene, lo farò. Ima wa Makoto ni takusou. Kitto yatte kureru tte. Nana. In quel negozio dell'usato nelle vicinanze potrebbe esserci qualcosa di buono. Ok, adesso noi facciamo una bella salvatina. Vediamo che cavolo fare. Perché devo leggere, quindi ci vediamo fra poco. Dobbiamo sfoltire un po' di persone. Praticamente dovremmo togliere. Dove trovo le persone? Quelle che non ci interessano. Praticamente dobbiamo togliere Morte, che l'abbiamo tolto. Amanti, e l'abbiamo tolto. Possiamo togliere qui. Vai. Morte dov'è? Non ce l'abbiamo. Ok. Morte, Amanti, Imperatore, che avevamo, se non sbaglio, già tolto. E Sole, che avevamo già tolto. Quindi basta. Sembrerebbe di sì. Però noi avremo bisogno di Appeso, che ce l'abbiamo, Eremita, e non ce l'abbiamo, Ierofante, che non abbiamo, e Giudizio, che non abbiamo, e Temperanza. Quindi per il momento tutte queste, oddio, non servono un cazzo di niente. Perfetto. E andiamo al nostro posto Central Street per far sì che prendiamo quelle che ci mancano. Quindi andiamo al Central Street e andiamo al negozio di Soft Air, che facciamo prima, tanto qui di fuori, e andiamo a prendere quelle che ci mancano, quindi Eremita, Iofrante, quindi siamo a posto. Perfetto. È sempre molto dolce. Oh, porca vacca. Ok, prendiamo, non importa di che livello, perché tanto non dobbiamo combattere, ma dobbiamo soltanto evocarle, quindi per evocarle basterà far così. Vedete, siamo già a 41%, la cosa mi aggrada in modo particolare. Allora, dobbiamo prendere Eremita, il primo che troviamo, e lo prendiamo senza problemi. A Temperanza è già qui, me lo sono già trovato. Adesso Eremita, perfetto. E Iofrante dovrebbe essere da queste parti, no, non l'ho visto. Iofrante, Giudizio, manca solo Giudizio, che non lo vedo. Vediamo se lo vogliamo trovare. Giustizia no. Vediamo se ce l'abbiamo sicuro, è sicuro al 100%. Devo solo trovarlo. Fermato Giudizio, mamma mia, sono da lontano. Ok, dovremmo essere a posto. Ci riguardo per l'ultima volta, ma dovrebbero essere tutti qua. Dovrebbero essere 2, 4 e 5. Andiamo un po'. Sono messo confidenti. 2, 4 e 5. Perfetto, Appeso. Eremita, Iofrante, Giudizio e Temperanza, le abbiamo tutte. Benissimo, fatto ciò, e adesso andiamo al LeBlanc. Ok, caffè LeBlanc. Non so che, dunque, c'è modo di vedere se siamo sera o meno. Sera, sì, ok, perfetto. Andiamo qua. Lo sapete perché devo uscire con lei? Non so se la metto qua, se poi posso uscire.
quindi forse è meglio non farlo per il momento. Quindi andiamo alle braccia, ho pensato dopo, scusate. Dobbiamo chiamare lei. È al telefono a pagamento. Per massimizzare finalmente il suo rango, beh, siamo contento. Vuoi chiamare buonanotte. Quando dico chiamare, non riesco a dire Kamo Kami, dico chiamo Kami. Chiama al servizio. Doma? Prima, perfetto, c'è qualcosa di cui voglio parlarti. Non è, non come maid, ma in veste di insegnante. Più tardi potrei venire alle branche. Ok, perfetto. Hai intenzione di far venire qui Kamo Kami? Chiedi di venire. Ok, vengo subito. E meno male. Okurete gomenne. Deru toki seto ni soudan sarechatte sa. Saikin ooi nda. Chotto wa tayotte moraeteru no kana. Kore made tekitou yatte ta bun, ganbatte torikaesanakya ne. E qui dobbiamo dire mi fa piacere sentirlo. Majime suginai kara ii nda tte. Zubora na imeji mo yaku ni tatsu mon da ne. Ah, sore de ne. Kyou wa kyoushi toshite kimi to issho ni sugoshite tondemo nai koto ni omoi atatta nda. Anna kiken na koto minogasenai yo. Kimi tte sa shokuji ga tekitou sugiru. Motto eiyou ni ki o tsukai nasai. Tsugi ni souji ne. Soji. Hokori ga tamari yasui heya nano ni tsume ga amai. Okyakusan datta kara gaman shite ta kedo, chanto shinai to dame nan da kara ne. Va bene, dobbiamo dirle. Yoroshi. Jūdai no jiki tte iu no wa ne, benkyō yori mo yūsen subeki koto ga aru no. Ah, ato sou da. Kimi, uwasa no kaito nan de sho? Oh, porca vacca, ma che siete sul giornale, lo sanno tutti. Cosa te lo fa credere, diciamo? Datte, Takase-san fufu no ken, atashi ni totte tsugou yosugiru mon. Atashi no tsugou o shitteru no wa kimi shika inai janai. Dobbiamo dire mi hai scoperto, è l'unico modo. だって長く生きてませんから。安心して。バラすつもりなんか全然ないし。いろんな評判あるけどさ。回答団は私みたいの助けてるんでしょ?君らしいよね。そういう最初は前歴ある問題児とか思ってたけど。一緒に過ごしてきた今なら納得できるんだ。私応援する。 君は単なる生徒でも、お客さんでもない。教師としての道を築かせてくれた子だもん。どんな生徒も見捨てない。新しい道を。目に足くれるな、すごい面白い。今度こそ生徒のために。Percepisco un forte legame con Kamo Kami. E vai. Vare wa nanji. Nanji wa vare. Nanji koko ni chigiri o ketsumei no kizuna e to tensei se shimetari. Kizuna wa hangyaku no tsubasa tonari te tamashii no kubiki o uchi aburan. Ima koso nanji. Sessei no kyūkyoku naru hiwou ni mezametari. Mujin no chikara o nanji ni ataen. E vai, massimo rango. Per uscire di notte chiedi un messaggio dopo essere stato nel metaverso. Bene, questo ci darà finalmente la possibilità di fare qualcosa quando non potremo più uscire, cioè quando torniamo dal memento, che in realtà noi potremmo andare solo a dormire e comunque non uscire, invece noi qui potremo uscire grazie a questo messaggio, e l'altro è anche quello dei palazzi, stessa cosa. E l'altro vantaggio è che potremo finalmente avere la persona Ardaha, che è la persona massima di livello temperanza, che è lei, e di livello 84, quindi non è male. Yoshi. Ok. Yoshi. Appunto.
Ora di notte puoi usare il telefono delle branche per chiedere a Kawakami di raggiungerti e farti un massaggio speciale. Il massaggio speciale di Kawakami ti farà passare la stanchezza e ti permetterà di uscire di notte, anche dopo esserti avventurato in un palazzo o nel memento, come dicevo prima. Sate, ok, andiamoci dentro. Tango 50, itte miyou! In che senso, signorina? Ho seguito una lezione speciale di Kawakami. All'improvviso mi sento esausto. Massaggio. Ok, e siamo a venerdì 2. Bene, dai, sei quasi fine settimana. Ok, scassacati. そうだ。この前はごちそうさま。素敵なお店だね。あんなにくつろげたのは久しぶりだ。ええ。Torna quando vuoi. そう言ってもらえて嬉しいよ。近頃は怪盗団を支持する人たちから疎まれているみたいだからね。それより君の学校大変みたいだよ。例の体育教師の問題行動を 学校ぐるみで隠蔽してたって報道されてる。被害に遭った生徒は大人の勝手な都合で泣き寝入りするしかなかったなんて。どんな理由であれ絶対に許されることじゃない。何かあったら言ってくれ。早く収束するように僕もいろいろ動いてみるから。 ちょっと。 Ho letto un articolo sulla Chunji di recente, scuola degli orrori, il preside sapeva tutto. Pare che il preside abbia chiuso un occhio sugli abusi di quell'insegnante, da non credere. Il preside ha sempre sostenuto di non sapere nulla. Stiamo parlando delle vite di quei ragazzi, sono gli uomini come lui a dover vergognarsene. Non mi piace il modo in cui si stanno guardando. おお、見た。電車の広告見た。ダビゾ。マスコミが学校に来んだぞ。興味くらい持ってっての。怪盗騒ぎの囚人学園。校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し。もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？ てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題で持ちきりだ。もっと。ごめんなさい。ああ、大丈夫。今の子、ありじゃね？怪盗団今来てるからさ、誘ったら行けっかな。 実は俺、怪盗なんだけど。って言えねえとこが辛いんだよな。先生もやったんすか？隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。 あ、ちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話。今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ？それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれること、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、 さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ？ほら、今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、お願い、心配いらないって。あなた以外にも何人か行くから。
そういうことでしたら。本当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。Un bel casino. I giornali stanno scavando a fondo. Potreste essere preoccupati, ma agiremo come sempre. Ho sentito che la scuola era d'accordo e ha cercato di nasconderlo. Anche gli insegnanti erano coinvolti nello scandalo. Io non ne sapevo niente. Credete davvero che abbia potuto che abbia tutto questo potere? Ok, basta chiacchiere. Se siete così preoccupati potete andare dal nostro consulente scolastico. A cominciare da oggi è disponibile il dottor Maruki e visto che è qui approfittatene. Yare yare. Accidenti, il nuovo quadrimestre è appena iniziato e la situazione è già fuori controllo. Avete visto Akechi? È comparso negli indici. Deve essere per la via dei commenti negativi fatti su di noi. Sì. Pare di sì. Che figata pazzesca. Secondo me, chi se ne frega, mi dispiace. Dai, quello stronzo non si merita la tua compassione, è vero. Tra l'altro, Makoto, come sta andando? Sei riuscita a frugare tra i dati di tua sorella? Credo sia occupata, ieri non è neanche tornata a casa. È un problema. Già, che facciamo? Senza quelli non possiamo far nulla. Non mettermi fretta, ti assicuro che ce la posso fare. Piuttosto, tutti a scuola sono sulle spine da quando è uscito quell'articolo. Cercate di non dare nell'occhio, ok? Non devi ripetermelo. Adesso ci tira un gesso, ci farà male. Il gesso... c'è la possibilità di schivarlo in base al livello di perizia che abbiamo. Più è alto il livello di perizia e più la possibilità di schivarlo è alta. Però questo non vuol dire che non esista una possibilità di non schivarlo. Sarà molto bassa, ma comunque esiste. E se c'è una possibilità, può succedere. Quindi ve lo dico, se a me è capitato di prenderlo o a voi di prenderlo e a me no, non significa che io sia stato più bravo, voi meno, o inversamente, voi più bravi e io meno, ma è tutta una questione di dati e di casualità spesso. Quindi state tranquilli. Tu, fa attenzione, presta ascolto quando qualcuno ti parla. Questo mi ammazza. E l'ho preso, infatti. Ce l'ho appena detto, eh. L'ho appena detto. Le ho schivate tutte e adesso con la perizia più alta di prima l'ho preso in piena faccia. Quindi, vi ripeto, è tutto casuale. Comunque ci avrebbe dato fascino, io fascino già al massimo, quindi il fatto che abbia preso il gesso o che non l'avessi preso non avrebbe cambiato il fatto che io comunque già sono al massimo, quindi non c'è problema. Tarundur. I ragazzi d'oggi non hanno rispetto per gli adulti. Santo cielo, ti servirà più perizia. Sono al massimo, cioè almeno credo, non mi ricordo. Comunque sia, non ha importanza. Anche se fossi stato al massimo o non fossi stato al massimo, comunque mi avrebbe dato fascino. E fascino, quello sono sicuro che è al massimo. Dicono che potrebbe farsi viva la stampa. Teniamo un profilo ancora più basso del solito. E là, non ti ricordi il nostro accordo? Di come avevi dovuto aiutarti, come avrei dovuto aiutarti a tenerti in forma. Non pensi di poter rimandare tutto alla prossima settimana? Andrò in ritiro per allenarmi, quindi per un po' non sarò in Giappone. Io sarò alle Hawaii. Eh? Ah, giusto, la gita del secondo anno è la prossima settimana. Che coincidenza, saremo entrambi all'estero nello stesso periodo, giusto? Ok, allora gli allenamenti sono sospesi fino al nostro ritorno. Goditi il viaggio, dopo dovrai raccontarmi tutto. Ok, salaviamo e vediamo cosa fare. Bene, dobbiamo andare in due posti qui a scuola. Uno è la biblioteca, perché dobbiamo restituire quello, lettura veloce, qualcosa del genere. Voglio restituire un libro. Non hai ancora preso nessun libro. Ah, siete che l'ho già. Si vede che l'avevo già restituito. Comunque, il fatto che dobbiamo prendere l'uro di ciullo, qualcosa del genere. Eccolo qui. Ah, lettura rapida, avevo già consigliato. L'uro di ciullo.
Questo è vero, fatelo con cura, eh. Tu di ciullo, eh. Sembra interessante. Ok, fatto ciò, devo andare a prendere il panino autunnale che è al primo piano. Quindi andiamo al primo piano. Andiamo a prendere al negozio scolastico del primo piano. Adesso devo vedere dove è il primo piano. Qui siamo al terzo. Ok. E qui dovremmo essere al primo. Ci dovrebbe essere il negozio. Vedo panini, quindi penso sia qui. Ok. Ehi, ciao, vedi qualcosa che ti piace? Panino autunnale. Panino rotondo con carote e castagne. Di pistone 100 HP non le altro. Peccato che ce ne sia solo uno. E pazienza, perché tutti gli altri, vedete, fa un cazzo. 10 HP, 20 HP e 50 HP. E costa 150, cioè... Questo 200, dai. Grazie mille e tanti saluti. Fatto ciò, dobbiamo... Al negozio di Yojin Java nei vicoli. Ok, scusate, Yojin Java nei vicoli. Dobbiamo andare al negozio. Scusate, dobbiamo andare al sì, negozio dell'usato. Non mi ricordavo come si chiamasse. Perfetto, negozio dell'usato, che dobbiamo comprare un laptop rotto in vendita a 500 yen. Donna coyote. Cuoio conciato. Laptop rotto. Perfetto, cos'è questo? Ma prenderei anche questo. Ok. Pergamena spessa. Non è che abbiamo tanta roba da prendere. Però questo qui, cuoio, penso utilissima per creare attrezzi. Sta giusto per. Ma non penso che dobbiamo prendere altro. Va bene. Fatto ciò, prego. Dobbiamo andare ai Caraiba. Ai Caramba, quel posto nuovo. Quindi io salverei. Perché dobbiamo fare una cosina molto interessante. Ma poi li salviamo ancora quando arriviamo là. Perché, dunque, ai Caramba, dove cavolo è? Dovrebbe essere da queste parti qua. Ai Caramba, ecco. Perché dovremmo visitare diverse cose. C'è una sfizza di negozi e anche una sfizza di distributori, che però non daranno niente di particolare. La cosa che invece ci interessa a noi è il distributore di Gacapon. Che cazzo è? Non lo so. È un distributore di qualcosa, dovrebbe essere questo. E qui vicino ci dovrebbe essere anche un uomo avido. Adesso, un uomo avido posto. Dobbiamo prendere prendere 500 yen per prendere dei... vi faccio vedere, non mi ricordo come si chiamano. Ok, un distributore di gacha. Qui, quindi 500 yen puoi ottenerli quanti, questi personaggi. Perché non mettiamo alla prova la tua fortuna? Ok, facciamolo. 500 yen. Se noi riusciamo a trovare Mothman, sarà la nostra missione. È uscita una capsula De Carabia Adobado, non so cosa sia. Sulla capsula c'è scritto che non comune, non è di gran vita. Ok, capisco. Siamo ai Caraiba, giusto? Forse qui troveremo qualcosa che possa valere questi gacha. E dobbiamo farla finché non lo troviamo. O caricate se avete pochi soldi ogni volta e poi provate, oppure spendete un po' di soldi. Adesso io ve lo faccio vedere. Siete una capsula. Kiniki. C'è scritto che è rara, deve essere opera del karma. Ho fatto il bravo dopo tutto. Ok, prendiamo. Già è uscito un raro, dai. Andiamo. È uscita una capsula. Mini dominazione. No, dove dobbiamo prendere Mothman. Comune. E vabbè, può capitare. Tanto non costano tanto. Abbiamo tanti di quei soldi che possiamo prendere 1000, quindi insomma. È uscita la capsula. Dieci su giù, no, non è quello. Ci riproviamo. Finché non ci riusciamo. Vabbè, provo finché non esce, ci viene fra poco. Ok, mamma mia, ci ho speso una bacca di soldi. Dovrebbe essere questo, non so se muschiato sia... so che è Mothman. Ok, adesso proviamo... Ah, super rara, meno male. Mamma mia, ci ho speso una barca di soldi. Certo, adesso sono rimasto 550.000. Andiamo da sto rospo qui. Maledizione, ancora Dominion. Perché sono arrabbiato? Non riesco a prendere quel che voglio in questione, in questo distributore gacha. Voglio il personaggio Mountain, ma non vuole superare... ma non vuole saperne di uscire.
se ne trovi uno, dimmelo. In cambio ti offrirò uno dei personaggi che ho già. Ok, sì, ho capito, ma ce l'ho. Hai qualcosa per me? Mountain, wow, la pelliccia sembra vera. Vuoi scambiare Mountain con la replica d'arma? Ecco, questa ci servirà per creare una super mega arma, così almeno dice il gioco, quindi mi interessa parecchio. Facciamo lo scambio. Grazie, grazie mille, che bello, è così morbido. Ah, mi dispiace, ecco la replica d'arma come promesso. Se trovi un altro Mountain, portamelo. Perfetto, io quindi solo quello vuole più. Vuoi solo quello, vero? Lo scambio con... Lo uso un sacco, facciamo lo scambio, tanto io tutta quella roba che ho non mi interessa, vediamo se c'è altra roba da dargli, però mi sembra che... ce n'è un altro, sì, tutta la roba che abbiamo la possiamo far così finché non esageriamo, perché io ho preso un sacco di roba effettivamente. Oh, guardate anche l'SP, che cosa gradita. Tutto quello che abbiamo preso, almeno quello diciamo non raro, lo possiamo scambiare. E ne ho preso un bel po', ho fatto un sacco di prove. Vabbè, adesso dai, mi metto qua un attimo finché non finisce, ci vediamo fra poco. Oh cavolo, ce l'ho fatto, ho finito, mamma mia, è stata lunga la cosa. Poi, a quanto pare la guida dice che dobbiamo prendere 5. Porca, però mi tocca stare qui un'ora adesso. Vabbè, però comunque dice che grazie a quello riusciamo a prendere delle armi di fine gioco, quindi saranno molto importanti. E quindi dobbiamo prendere fine a 5. E tanti saluti, ci vediamo dopo. Ok, dovrei aver trovati altri 4. Oddio. Ah, vediamo se è vero, perché sennò mi viene un colpo. Vediamo un po'. Dove cavolo è? Dovrei averli strumenti di montare. Ah, questo qui, il primo era. Guardavo sotto. Ne ho 4, perfetto. Vabbè. Vai. Vai, e questa è la seconda arma che abbiamo. Questa è la terza. Questa è la quarta. È inutile portargli in sé perché lui perderà interesse e ci darà dopo un'altra cosa. Quindi questa è l'ultima volta che possiamo farcela. Ok. A posto. Dopo ritornerò da lui a fare tutti gli altri scambi di tutta la mondezza che ho trovato. Perché ne ho trovato un sacco. Ne avevo già delle altre di questo. Ma vaffanculo. Vabbè dai, comunque noi siamo... 8, quindi va bene lo stesso, perché comunque ce ne servivano 8, ne ho 9, pazienza, va bene lo stesso. Ok, possiamo finalmente andare avanti. Allora, qui per riuscire a fare un trofeo, lo dico perché facciamo il 100%, e allora ve lo devo dire, per fare un trofeo dobbiamo andare al Med Café. Il Med Café, che dovrebbe essere qua, questo, praticamente quello succederà: ogni volta che noi spenderemo 1000 yen ci daranno un timbro. Noi dovremo avere 20 timbri. Una volta tutto 20 timbri possiamo fare un'ordinazione che ci sbloccherà il trofeo. Praticamente noi possiamo venire circa 2 volte al giorno, sia la mattina che la sera, perché poi passa il tempo. Dobbiamo andarci ben 4 volte. Sono tante, lo so, però per avere questi 20 sono 5 per prenderla qui la quinta volta. Questo trofeo adesso 4 sicuro, adesso non mi ricordo se 5. Quindi cosa consiglia la guida? Di fare un salvataggio, che adesso io farò qua, fare questo trofeo qua e poi ricaricare questo salvataggio. Io adesso per sicurezza ne creo anche un altro qua, quindi siamo a posto, dopo li cancello e andiamo a provare a fare questa cosa, perché noi in realtà noi dovremmo fare altro oggi. Però, dato che vogliamo fare il 100%, vi faccio vedere come fare. Quindi dobbiamo andare qua. So che passeranno 2-3 giorni. Devo vedere anche come fare, perché fra poco, se non sbaglio, ci dovrebbe essere... andiamo un po' a calendario. Sabato. Dov'è che dice gita scolastica? È qua. Quindi, in teoria... Oddio, dove sono andato? Oggi che è già sera. Poi domani 2 volte... In teoria potremmo anche farcela, posso provarci, però lì al massimo faremo. Ora poi vedo verso il Med Café. Med Café? Andare al Med Café farà passare il tempo, ma migliorerà il tuo fascino. Allora, tutto quello che faremo adesso sarà volto solo per fare questo trofeo. Se non siete interessati, ci vediamo direttamente nel prossimo episodio. Ve lo dico perché tanto finirò l'episodio facendo questo trofeo. Quindi, se da qui non volete, mi interessa assolutamente fare questo trofeo,
potete chiudere il video e ci vediamo direttamente nel prossimo. Se invece siete interessati a vedere come si fa, vi faccio vedere. Andiamo pure. Quando vai al Medicaffè riceverai una carta timbri. Raccogli i timbri per ottenere ricompense. Nota, otterrai più timbri il sabato. Ok. Nana. Potresti, vabbè, intanto dopo carichiamo, questi scuola ci danno, ci te ne frega relativamente poco. Vogliamo dare un'occhiata per provare, stando al menu, ti serveranno meno 1000 yen, sì, noi invece ne ordiniamo un omelette da 5000. Qui dentro l'atmosfera è abbastanza carina, anche troppo direi. Salve. Ben tornato a casa, padrone, sono Clara, la tua maid pasticciona. Oh padrone, è la prima volta che vieni a trovarci? Sì, purtroppo sì. Sono così felice che tu sia qui. Sei finalmente a casa, mettiti comodo. Cavolicchio, quasi mi dimenticavo di informare il mio nuovo visitatore che sbadata. Offriamo una carta a timbri per raccogliere 20 timbri. Puoi ricevere un oggetto speciale, e quello ci servirà per fare il trofeo. Riceverai un timbro ogni 1000 yen spesi, sarai così... così felice se non raccogliessi tanti. Allora, cosa vuoi ordinare? Prendiamo questo, che è quello più costoso. Ok. Hi. Un omelette sincera, giusto? Così come desideri, padrone. Vabbè. Così è un po' troppo tutto questo coso, non dà fastidio agli occhi. Ok. Ora disegnerò con sincerità sulla tua omelette. Vediamo, cosa posso scrivere? Ecco. Ho combinato un disastro. Mi dispiace, padrone. Stavo cercando di scrivere premiscelato cementizio. Perché ha scelto questa frase? Padroncino, ho fatto del mio meglio. Puoi perdonarmi? Va bene. Wow, padrone, sei così gentile, sei incredibile, ti adoro. Sarò la tua umile maid per l'eternità. Sei stato troppo buono, ma almeno hai imparato il valore della tolleranza. Sì. E non ci interessa, perché tanto noi dobbiamo fare altro. Ok. Direi che è stato particolare. Ad ogni modo, credo che tu abbia imparato come apprezzare tutte queste stronzate. Vabbè, comunque abbiamo preso i nostri 5 timbri. E sono abbastanza contento. Padroncino, mi dispiace per i disastri di oggi, ma è stato davvero bello poter ospitare un padroncino gentile come te. Visto che è la tua prima volta qui, ti darò qualche timbro. Ok, uno. Ogni sabato è il nostro maid day, riceverai 4 timbri extra. Ti consiglio di approfittarne. Oggi ne riceverai 5, che potranno un totale di 5 timbri. Ok, ti auguro una buona giornata, tanti saluti a Piffero. E facciamo così finché non facciamo il trofeo, non vi preoccupate che tanto non succede niente. Adesso questo possiamo anche sbatterci, ma tutta questa roba qui la saltiamo, perché tanto noi dobbiamo ricaricare, dopo ce lo vediamo con calma. E quindi, sì, e quindi lì proviamo ad andare di nuovo là. Dove ti assomiglia il qui. E vediamo di fare il make caffè. Vediamo se ce la fa fare. Perfetto. Vediamo. Bentornato, padrone. Allora, cosa vuoi ordinare? Questo. Perfetto. Un omelette sincero, giusto? Ok, adesso farà la stessa stronzata. Vabbè, comunque sia, per fare uno strano trofeo, ve lo dico, però. Ora disegnerò così si sta una stronzata. Vediamo cosa farai. Fatto un macello come tuo solito. Ho combinato un disastro. Volevo scrivere ansia da separazione. Vabbè, vado a dire, ho fatto del mio meglio. Puoi perdonarmi? Va bene. Oh, perché padrone, come sei gentile, sei incredibile, ti adoro. Sono la tua mente per tutta l'eternità. Beh, sono sempre le stesse stronzate. Comunque sia, l'importante è aver fatto già 10. Siamo a metà dell'opera, dai. Ok. E adesso dovremmo avere già 10 punti. Ma è stato bello. Dice sempre: siamo a 10, dai. Non male. Questo lo saltiamo. Dopo lo vediamo insieme nel prossimo episodio. Non sto neanche a farvelo vedere. Tanto lo leggiamo con calma, senza problemi eccessivi. E così siamo a posto.
purtroppo non c'è modo di andare più veloci. Ok, saltiamo anche tutto questo. Appena abbiamo la possibilità di usare il personaggio, andiamo direttamente là. Tanto siamo a posto. Ok, togliamo tutto. Saltiamo tutto. Sì, sì, non mi interessa qualsiasi cosa succederà. Facciamo. Tanto dobbiamo rifare tutto quanto da capo e non c'è problema. Certo che. Cioè, di tutto succede oggi che devo fare. Vabbè, ci vediamo dopo, dai, se no stiamo qui 3 ore. Ok, ci siamo, scusate, ma non immaginavo tutto sto casino per fare un cazzo di DLC. Met. Ai caramba, medi caffè. Vediamo un po'. Vai. Nana. Vai. Perfetto. お帰りなさいませ! 5000. Vai. Andiamo avanti. Cerchiamo di farlo. Ok. Benissimo. Dobbiamo essere 15. 19. Ok, la prossima è quella buona. Oddio, si è dato. Hai fatto anche un cosa di sì. Domenica, spero sia aperto domenica. Ci saltiamo. Ok, dopo leggiamo tutto, non vi preoccupate, nel prossimo episodio adesso faccio per fare quel sì, sì, non rompere quell'alcimete, se no non lo facciamo mai. Allora, ai Caraiba, made caffè. Perfetto. Nana. Poi andiamo uno speciale 20. Ok, vai. Nel direzione, spero che basti questo, se no mi tocca ritornare. Okay. Ok. Hi. Andiamo un po'. Ok. 24, ho capito. Ora hai completato la carta, riceverai un oggetto extra la tua prossima. È gratis, lo sai, puoi tornare quando vuoi. Ti auguro una buona giornata, fantastica, padrone. Ok, devo ritornarci, quindi sì, ci ho provato a non fare tutto in una volta, ma non ci siamo riusciti. Oh, caetta ka. Caetta ka te. Vabbè, non importa, ci guarderemo. E adesso possiamo andare finalmente a fare la cement. Mamma mia che parto. Vai, bevi il caffè. E vediamo finalmente di farcela. Così poi ricaricherò con calma e andiamo avanti come dovevamo andare avanti l'episodio, cioè andare in sala giochi. Puoi ordinare dal menu speciale, quindi gratis. Diamo un'occhiata. Bentornato padrone. Oddio, wow, padrone! Hai completato la tua carta per timbri. Oggi riceverai un oggetto speciale. Ayashina. Diamine. Praticamente sei di casa ormai. Eccoti qui, questo è il nostro... Oh, achievement, signore di Ai Caraiba. Oddio, sia lodato. Potete godervi tutti i nostri articoli più popolari. Ci ho messo tutto il mio amore, ovviamente. Questo è solo un assortimento di loro oggetti. Potrai farti una foto con me, non esaltati troppo, padrone. Prima gusta il tuo cibo, tutto adesso, con amore. Ok. Ci siamo, padrone? Ecco qui. Vado a far sviluppare queste foto e le firmerò per te. E abbiamo finito. E ho preso anche la foto. C'è una firma enorme che ti copre la faccia. Mi dispiace così tanto. Mi ero accorta dell'errore che stavo commettendo. Perdonami, padrone. Perdonata. E ok. E così, melodrammatica. Bene, ce l'abbiamo fatta, dai, sono contento. E adesso niente, carico e nel prossimo episodio andiamo avanti, come dovevamo fare prima. Direi che è stato particolare. Ad ogni modo, credo che tu abbia imparato come farti apprezzare, e mi sembra anche giusto. Vabbè, peccato che questi punti li perdiamo, però va bene lo stesso, dai. Ok, cosa vuoi ancora?
Ecco la nuova carta per te, iniziare da 4 punti. Ti auguro una giornata fantastica, però tanti saluti e spero di non vederti mai più. Ok, benissimo ragazzi, direi che ci possiamo fermare qua, così il prossimo episodio caricherò e continuiamo come dovevamo fare al Caraiba, di andare in sala giochi a fare diverse cose. Quindi ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare appunto un like e un commento se vi piace la serie e appunto fammi sapere cosa ne pensate. Per il momento vi do saluto da Shiva, ciao ciao!